Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del Let's Play di Assassin's Creed Liberation. Ancora abbiamo problemi e vogliamo correre col tasto Shift quando Shift si usa la vista dell'aquila. Invece si corre l'occhio dell'aquila. Usa l'occhio dell'aquila per trovare il primo indizio. Eccolo là. Premi control. Sempre tasto. Aspetta, ah, queste sono le. Ma il primo indizio è questo, forse. Già ci ha dato quell'altro, dobbiamo arrivare là fuori. Trova il secondo indizio. Ci stanno anche le tracce che ci aiutano. Ma qua dentro ci sta un Crocs sicuro. No, dobbiamo andare là sicuramente. Poi ci mettono, trovo un secondo indizio e ci mettono il verde da quell'altra parte. Ci usiamo la vista dell'aquila, però il Croc lo dovremmo vedere. Eccolo là. Che cos'è sto coso? È un procione. Che maiuscola, control. Trova l'ultimo indizio. Come ci arriviamo là fuori? A nuoto? No, ci sono degli alberi. Probabilmente c'è un modo per saltare tra gli alberi. Eccolo qua. No, Melina mi sembra simpatico come personaggio. Tra le altre cose, il 27, il 28 è scaduto il mio account Uplay Plus. E il 28 ho giocato il DLC di Aveline, che di Black Flag, che durava circa 40 minuti è durato, secondo me. Eccola. Allora, l'ho finito pure, l'ho registrato pure. E poi si è scassato. Ci sono scassati i DLC di Black Flag. Perché il problema è pure disinstallato e reinstallato. Ma quando l'ho fatto, mi carica, è come se mi caricasse sempre la versione di Uplay Plus. Oh, qua, là c'è anche un punto di osservazione. E là sotto ci sta un soggetto. Ma ad eguale qua dentro non ci dovrebbe essere. Il falso Mercandallo. No, ragazzi, questo qua no, non va bene. Innanzitutto, questa è la capanna di Agathe, che era quello che dovevamo trovare, che sarà quello là. Andiamo a prendere il punto di osservazione, poi dopo ci parliamo con questo. Se no bestemmiamo dopo. Questo qua pure dovrebbe essere corto come Assassin's Creed, penso. Ma dove serve il punto di osservazione? Ancora più in alto. Dobbiamo salire sicuramente là sopra, però come ci saliamo là sopra? Proviamo a saltare su questo ramo e no, da qua non ci possiamo sicuramente arrampicare. Ma invece ci arrampichiamo. Andiamo da questa parte, però il punto di osservazione è ancora più in alto. Quindi ci arrampichiamo su questo qui, poi saliamo qui e poi forse su questi funghi? No, probabilmente su questo ramo e poi saltiamo qua e poi qua ci sta una barra. Comunque, stamattina, anzi no, ieri ho visto su YouTube. Allora, se cercate
Com'era? Aspetto. UE 5. Unreal Engine 5. Qua sarà. Mirror Edge. C'è un tizio che ha preso il primo livello di uno dei livelli di Mirror Edge e l'ha fatto, ha fatto il rendering con il motore di Unreal Engine 5. È impressionante, ragazzi, è una cosa incredibile qualcosa. E poi se vedete qualche demo dell'Unreal Engine 5 in generale, e cercate questa nuova parola che adesso non mi ricordo come si chiama, però Niantic o qualcosa del genere. No, non mi voglio cambiare, però. Infatti lasciamo l'abito d'assassino, che mi sembra meglio. Il problema è che esce nel 2022, però penso che i giochi già li stanno facendo. Ma penso che l'anno prossimo cominceremo a vedere dei giochi spaziali. Cioè, il livello della grafica sarà completamente diverso. Ok, possiamo iniziare il ricordo. Agathe, parlavi di un nemico? Sì. E la palude si nasconde un impostore molto pericoloso. Si spaccia per François Macandal, il mio maestro, il capo, sacerdote e fratello, la cui causa ho dedicato la mia vita. È stato messo al rogo. L'hanno bruciato. E io non l'ho impedito. E vabbè, nessuno è perfetto. Chi è questo impostore e chi sono i suoi alleati? Questo lo scoprirai tu. Ma prima devi prepararti. François Macandal era un esperto di veleni. Questa cerbottana era sua. Un'ottima arma. Un unico dardo sparato a distanza uccide un uomo. Puoi usarla a tuo vantaggio se ti avvicini furtivamente. Ok, ciao Emma. Quindi ti premo 2F per accedere al selettore delle armi. No, la spada pirata la mettiamo qua. E come facciamo? Aspetta, com'era? E questa qui la mettiamo giù. Vediamo se funziona. Ok. Selezione e utilizza il curaro. E perché non... equipaggio. Arrampicati sull'albero vicino, questo è un tutorial. E che cosa dobbiamo sparare? Al tizio. Gettati dei mucchi di fieno. La mina automatica. Ma veramente? Comprare la missione in meno di 2 minuti. Oh. Penso che dobbiamo tornare indietro. Aspetta, andiamo da questa parte che forse facciamo prima. Perché c'è la scala. Dove sta il tizio?
Ma non mi dire che sta sul punto di osservazione, no. Inizia ricordo. Il falso Macandal raccoglie seguaci. Vogliono gestire l'intero contrabbando nella palude. Per finanziare cosa? Non lo so. C'è una contrabbandiera, una certa Elise Lafleur. Conosce ogni pozza e ogni secca della palude. Pensi di poterla convincere ad aiutarci? Di sicuro posso provarci. Bene. Quando trovi Macandal, usa i dardi per avvicinarti, ma ricorda che dovrai completare la tua missione usando mezzi più diretti. Qua al covo dei contrabbandieri. Ok. Qua sotto non ci stava un coso tipo... no, dobbiamo andare lì. Vai, Aveline. Lascia. Da qua. Com'è bello questo tronco. Quello lo riusciamo a assassinare? No, non ci vedrà mai. Assassiniamo. Quando ci mettono quegli alberi significa sempre che è il posto con cui il gioco vuole che andate avanti. Comunque le missioni, quelli lì che fai la missione senza essere scoperto, cose del genere, non le facciamo, facciamo solamente le missioni. Gli obiettivi secondari delle missioni cerchiamo di farli, nel limite del possibile però. O lasciate il fiume. O ce lo prendiamo, il fiume. O soffrirete prima di morire. Erano tre scelte. Come osate minacciarmi? Voi schifosi parassiti avete meno possibilità degli scarafaggi. Dovreste ascoltare la signora. Siete in minoranza. Guardati attorno, amico. E i tuoi scagnozzi fuggiranno al primo sentore di guai. Già, ma la sua tempra tiene a bada un intero esercito. E voi non conoscete la palude. Ma ci siamo sincronizzati prima, ragazzi. Mannaggia la... No, aspetta, era qua. Ho messo un coso che si chiama DX D3D Override. Uccidi gli scheri senza farti individuare. Chi sono gli scheri? Saranno quelli. Proviamo con la mira automatica. Dov'è finita? È andato. Ti uccido. Che palle questa. È dentro la missione che non ci dobbiamo fare individuare. E il problema è che questo sta qua dietro. Quello là lo riusciamo a uccidere, sì. Ah, c'è anche un'altra guardia là. Ma no, ragazzi, questo qua dobbiamo fare in un altro modo. Aspetta. Però qua non ci riusciremo mai. È impossibile. Dobbiamo fare così. Allora, mettiamo questo qui. Tanto non ce lo toglie il coso dell'aquila, no? Questo qui lo uccidiamo. E poi ci mettiamo dentro al fieno qua. Poi togliamo l'aquila e l'altro sta là sopra, vedete? Quello là lo dobbiamo fare assolutamente. Ah, forse lo riusciamo a fare pure con il curaro. E poi ci sta pure la pattuglia. Quindi questo qua lo dobbiamo fare da dietro senza farci vedere.
Poi uno lo uccidiamo così perché abbiamo detto che dobbiamo fare un'uccisione così. Mentre quell'altro là dobbiamo andare a fare il giro. Tanto non ci vedono là qua sopra. Questo facciamo l'assassino. Ma come no? Ah, forse una delle tre dovevo uccidere con il curare. Vabbè, non ce ne importa. Adesso dobbiamo salvare i contrabbandieri. Ci possiamo far vedere, ragazzi, non, senza problemi. Non c'è scritto che non ci possono vedere. Ragazzi, buongiorno. Lascialo stare a questo, eh. Saresti. Che sfoggio di gratitudine. Ti sono amica, se è questo che temi. Non temo niente. Io sono Aveline. Sto cercando il capo di questa banda. Si fa chiamare François Macandal. Lo stai cercando? A che scopo? Eliminarlo. Allora sì che mi piaci, donna. Io sono Roussillon, la mia socia in affari Elise. Anche se ha molti soprannomi. Mi aiuti a trovare il loro covo. Nessuno conosce queste acque come te. In cambio, riavrai il controllo su questo territorio. Ho creato... Abbiamo creato una rete potente qui intorno. Perché dovrebbe servirci aiuto? Vedo almeno quattro motivi. Non preferireste fare affari liberamente? Se pensi che ci sia un solo covo, hai davvero bisogno di me. Questi sono sparsi come miasmi della palude. È deciso, allora. Elise ti aiuterà a stanarli. Perfetto, ragazzi. Vabbè, non fa niente che non abbiamo ucciso la guardia. Però là sopra ci sta... Aspetta, qua ci sono cose che dobbiamo aprire. Non so perché... Anche qui ci dobbiamo... Ci possiamo cambiare, ma secondo me... Non conviene cambiarsi. Che ce ne importa delle guardie? E poi qui sopra c'è una cosa che un forziere che per qualche motivo penso che sia meglio prendere. Se Aveline riesce a salire. Seigneur, je peux mourir. Come ci dobbiamo arrivare qua sopra? Da qua? Là ci sono le assi, dai. Ok, bisogna saltare da là. Ok, così riusciamo a passare per il ramo. E poi riusciamo a passare da qua. Riusciamo a se... Tutto da qua forse? Una spida teniamo questo da qua. Da qua c'è la scala qui. Comunque 1500 monete su buone e poi dobbiamo andare a prendere il punto di osservazione che sta... Sopra quell'albero. Possibile. Sto sopra a quest'albero qua, ragazzi, siamo in punto di osservazione. Quindi ci sarà un modo per salire sopra quest'albero. Teoricamente dovrebbe essere quell'albero là, però manco ci arriviamo. Proviamo a salire così, dai. Forse da qua.
Qua c'è il buco, ok. Non riesco a capire esattamente dove sta il punto di osservazione. Secondo me sta qua solo, perché è impossibile che sia più lontano. È qua, è più sopra. È ancora più sopra. Non cadere giù. È ancora più su. No, un po' se lo potevano risparmiare, ragazzi, dai. Come, dove sta l'acqua, eh? Ok. Balzo della fede. Questo l'abbiamo liberato, andiamo, proseguiamo nella missione principale. Ah, vediamo che cos'era questo coso, era una canoa. Interagisci. Secondo me però sono quasi certo che qui avevamo il punto di osservazione. È un po' complicato scendere dalle canoe. Dalla caccia ai nemici del tuo mentore. Hai con te una canoa o credi che i tuoi modi gentili allontanino gli alligatori? Prendine una delle mie e impara a usarla in fretta. Ok. Contrabbandiera. Che brutta parola. Se gli schiavisti sono dei mercanti, perché io non posso essere regina delle pozze? Patrona degli innocenti, somma venditrice e gran commerciante. Troppo lungo per i cacciatori di taglio. Quando sono iniziati i guai con gli uomini di Macandal? Circa all'arrivo del governatore spagnolo. Una strana coincidenza, direi. Ma sono grandi le paludi. L'acqua non può condurci oltre. Hanno il covo accanto a una nave affondata in una secca qui vicino. L'altro covo è un po' più lontano. Là. Io controllo questo covo. Tu va avanti. Signor sì, capitano. C'è il crocodilo dietro. L'ho premuto, eh. Ma forse lo devo tenere premuto, eh. Ci dobbiamo spostare, ragazzi, da questo
Ragazzi, io ho premuto un sacco di volte, l'ho tenuto premuto, non ho capito. Forse devo premere tante volte. No, non è come la parata. Hanno il covo accanto a una nave affondata in una secca qui vicino. L'altro covo è un po' più lontano, là. Io controllo questo covo, tu va avanti. Signor sì, capitano. Meno male che non ho scommesso. Avrei perso. Non hai nemmeno un graffio. Ed ecco il tuo premio. Uovo di alligatore. Prendilo. Te lo sei meritato. No, ma questo è il nido dell'alligatore, quindi siamo stati noi che... Oh, Avrei. l'alligatore. La signora dei rettili. Ho una buona maestra. Già, proprio così. Bene, allora, se non fai fuori quel bastardo in questo covo, ci vediamo al prossimo. Raccogli tutte le uova di alligatore. Uccidi il seguente e i suoi servitori, abbiamo 3 minuti. Arrivo subito. Vengo, andiamo a uccidere prima quello, Vai, Eveline! A tutti e due, a tutti e due! Una bestia venire, ragazzi. Prendi la lettera dallo scrigno. Eccoci. Dobbiamo scendere da quell'altra parte, evidentemente. Ecco, facciamo a scendere. Era più semplice uccidere la leggenda che non prendere la lettera, ragazzi. Prendere la lettera è qualcosa di complicatissimo. Forse dobbiamo scendere. Questa è chiusa la porta. Da quest'altra parte. Da là non si entra, da là non si entra, si entra per forza da qua, ma qua C non funziona, spazio non funziona, tasto sinistro. Come facciamo a prendere la lettera dallo scrigno? Ci dobbiamo buttare... No. Non ci arrampichiamo qua sopra. Ma va, va. Ma era questo lo scrigno, no? Fidato Sì. seguace, il giorno della sacra cerimonia è vicino. Io desidero che altri uomini si uniscano al nostro gruppo. Raduna i fedeli e attendi i miei ordini. Una cosa che però non ho capito, questa cosa qui voglio, non voglio, voglio questa, equipaggio.
La mettiamo anche giù. Come si fa? Come si fa della larva? Ah, con Q forse, perché questo qui, le armi a distanza. Vabbè, prendiamolo. Prendiamo la cosa qua. Attraversiamola qua. Proviamo a passare da qua dentro. Secondo ciò non si può passare da qua dentro. Ma come l'hanno fatto? Come l'hanno fatto a questa mappa? Un poco a capo. Vediamo un attimo dove dobbiamo andare, però abbiamo sbagliato, dovevamo vedere prima. Non ci sono. Allora, noi siamo partiti da qua, siamo andati qua, poi siamo tornati qui e adesso dobbiamo andare qui, e qua c'è un punto di osservazione. Eppure qua c'è un punto di osservazione, dobbiamo andare qua. Oramai è andato, ragazzi, dobbiamo andare a mano. Purtroppo questo punto di osservazione è di nuovo un albero, e quindi dobbiamo vedere come dobbiamo fare per scalarlo. Proviamo a prendere un po' di rincorsa. È quell'albero là, quindi dobbiamo prima arrivare su quell'albero là. Per arrivare su quell'albero là bisognerebbe partire o da quest'albero o da quell'albero, quindi bisogna partire di là e dobbiamo tutta da qua, dobbiamo fare un giro che non finisce più. Là non ci possiamo saltare. Là. Ok. Lo dobbiamo girare a destra. Qui. L'avevo visto. Andiamo da qui se riusciamo a salire. Non ci riusciamo, però. Avevo visto un coso che saliva sopra. Era questo. Questo non è abbastanza per salire sopra. Qui. Ma questo che vende? Allora, vediamo. Ok, adesso dobbiamo stare attenti, ragazzi, non ci dobbiamo. Non dobbiamo scendere giù. Nel senso, non dobbiamo cadere.
È sicuramente questo l'albero, no? Ma lo dobbiamo vedere per forza perché non riusciamo a vedere il coso. Cioè, si poteva salire da qua. Bisogna semplicemente insistere un po' meglio. Questo mi ricordava pure in Assassin's Creed 3, c'era questo tipo di problema. Perché non ci fa andare ancora più su? Forse dobbiamo andare dall'altra parte? No. Ok. Ci siamo. Ci sono esattamente gli stessi problemi, tipi di problemi che ci sono con gli alberi, che c'erano con gli alberi di Assassin's Creed 3. Non posso, però ci siamo sincronizzati, ci possiamo lanciare. E adesso possiamo andare a prendere la quest, anche se io ho come l'impressione che in questa pianura non ci torniamo più. Ancora tutta intera, vedo. Cos'hai trovato? Una lettera di quel vile Macandal. Sta preparando una cerimonia. Voodoo? Sì, ma a quale scopo? Potere. Che altro se no? Mostra che hai gli spiriti al tuo fianco, specie quelli cattivi. E la gente farà ciò che le ordini. Ecco la vera magia. Segui Elise. Elise, aspettami. È di là, nel fitto degli alberi. Non ci dobbiamo far vedere. Conosco questi uomini. Sono schiavi in fuga. Vengono da Saint-Danger. L'ammasso di baracca? Sì. Non si può che chiamarlo così. Un posto orrendo, miserabile. Gli uomini al tuo campo venivano da Saint-Danger? Sì. Roussillon non voleva che li reclutassi. Ma ormai si è abituato. Ti prego, non fargli del male. C'è bisogno di dirlo. Buona fortuna. Vai, mi trovi in ufficio se mi vuoi. Uccidi solo il seguace. Pensavo che quello fosse il seguace. Ma su, no, quello è il seguace. Non lo dovevamo uccidere. Probabilmente questa qui ci chiedeva di non di uccidere direttamente il seguace, ma di seguirlo fino a una zona appartata. Senza farci vedere. E poi quando a un certo punto ce lo dice, fa una cosa, vai, lo puoi uccidere, però non uccidere anche altre persone. E non capisco perché non ci dobbiamo fare individuare, però non ce lo dice. Non vi preoccupate, questo qua
oppure il coccodrillo, ragazzi. Perché non ti abbassi dentro la cosa qua? Avanti, assassino! Forse all'epoca non si abbassava dentro l'erba. C'era anche un coccodrillo da quell'altra parte, ci sta ancora in realtà, sta facendo casino. Mio fidato seguace, i preparativi sono completati. La cerimonia avrà luogo alla vigilia di San Giovanni. Raduna i miei fedeli. D'accordo, spariamo. Questo qua non lo possiamo liberare. E là ci sta un grosso, chissà chi è. Forse uno che si era nascosto qua dentro. Vabbè. Comunque ancora non ho capito come si fa a sparare. Ah, qua c'è l'uovo di coccodrillo, vedi? Luogo di alligatore. Ma là c'è il, non c'è un forse. Aspetta. No. Ah no, sì, vedi? C'è un punto di osservazione. Forse durante le missioni non ci possiamo teletrasportare, strano però. Paverine, forza. Chissà se riusciamo a salire qua sopra. Ci riusciamo. Abbiamo fatto assai perché camminiamo anche sull'acqua. Le palle d'acciaio! Ebbene? Dov'è Elise? La mia compagnia non ti basta? Oh, mi ferisci! Avanti, dimmi cosa hai scoperto. Sono degno di fiducia quanto la signora, lo giuro. Non mi serve un confidente, ma un informatore. Macandal terrà una cerimonia alla vigilia di San Giovanni stasera, ma non so dove. So chi può aiutarti, ma tu aiuterai me in cambio. C'è un... uno stregone a Sandage. E occhi e orecchie della palude. Elise gli sta portando delle cose, ma ha scordato questo. È difficile trovare un criminale onesto di questi tempi. Portaglielo. Se si fiderà, la palude non avrà segreti per te. Grazie. A proposito, torna quando hai finito. Avrei un paio di lavoretti per una donna del tuo calibro. E anche del lavoro vero. Oh, quanto è spiritoso. Non fa niente, ragazzi, va benissimo. Ok, vediamo dove dobbiamo andare adesso. Questa è la paluta del 1766. Adesso dobbiamo arrivare fino... Madonna, fino là fuori. Ma qua ci possiamo... Ma insomma, non ci possiamo teletrasportare fra i punti di osservazione. Ma no!
Non è possibile, ragazzi. A parte il fatto che qua è già una schifizza, questo è un uomo di coccodrillo probabilmente. Cioè qui quindi i punti di osservazione servono solamente per per scoprire la mappa. Andiamo con la canoa. Perché? Che vi devo dire, ragazzi? Sicuramente è più veloce che andare a piedi. Però là, vabbè. Sicuramente sembrava lontano. Comunque una cosa che dobbiamo provare è anche... Non vedo l'ora che esce. Red Dead Redemption 2 col DLSS. Quel gioco, ragazzi, è pesante. Con la 2080 Ti 4K non regge, nemmeno a dettaglio alto, era a medio. Con la 3080 60 fotogrammi al secondo invece li faceva, mi ricordo, anche se poi l'ho restituita. A dettaglio alto faceva una settantina di fotogrammi al secondo, però su una mini, su uno schermo HD, una GTX 1080, 60 fotogrammi non li regge tanto bene, a medio. E poi mi ricordo che una cosa che era ancora più incredibile era su uno schermo a 1080, se non metti 4K, e questo succede anche su GTA 5, questa è scassata. L'anti-aliasing faceva schifo, e questo qua succede anche su GTA 5. Infatti già che ci sono, dovremmo mettere il DLSS pure su GTA 5. Ci stanno facendo un sacco di giochi, di soldi, ci dovremmo aggiornare quel motore. Che già è bello così com'è. Ragazzi, queste canoe sono uno scrisso. Andiamo da qua. Speriamo che finisce presto sta palude. Dobbiamo andare albero albero, vediamo, non ci fa andare per gli alberi. Qualcosa questo va a significare? Il contrabbandiere. Beh, forse potreste convincermi. Poi lo possiamo anche uccidere volendo, eh. Qui non ci fa vedere il coso perché non abbiamo ancora scoperto il punto di osservazione che lo dobbiamo fare. Ma anche se non ci possiamo teletrasportare per qualche motivo. Ma non c'è un punto di osservazione qua possibile. Ce ne sta uno qua, ma qua non ci sta. Ciao Notorious, come va? Effettivamente ha fatto la vigilia di San Giovanni. Ha fatto un po' maluccio, eh. Forse è questo. Che cos'è questo? Lo so. Questo gioco
Potenzia borse. Sì, potenziamo, ragazzi. Ma questo è riuscito. Abiti della signora. Ah, questo l'abbiamo visto, era semplicemente il colore diverso delle varie borse. Cappelli. Cappello da cacciatore di alligatori, cappuccio d'assassina. Ma no, ma è bello il cappello di Aveline. Ah, questo è Rizzarto, ecco. Perfetto. Andiamo avanti. La vigilia di San Giovanni, porta a termine il lavoro sporco del tuo mentore. Elise, Aveline, ma Tandall è ancora vivo? Terrà una cerimonia stanotte. Venerabile, ho ciò che vi manda Rusio. Grazie. Questo Macandal ha una brutta influenza sulla gente di Sant'Angelo. Se vuoi fermarlo, io ti aiuterò. Già, la sua ombra promana dalle rive del lago Bonchampre. Ha un veleno nel suo possesso, da cui non si può guarire se vuoi. Ti darò un antidoto, ma non fermerà il veleno. Limiterà soltanto i danni. Hai poco tempo. Devi prenderlo ora. Davvero ottimo, direi. Grazie. Ti raggiungerò stanotte. Mi vestirò da schiava per confondermi tra i seguaci di Macandal. Andiamo appena sei pronta. San Giovanni resterà di sasso. Questa cosa degli abiti non è una bella cosa, perché tipicamente quando dobbiamo cambiarci, che dobbiamo diventare, dobbiamo indossare gli abiti da schiavo o da signora. Significa che dobbiamo fare una missione di quelle che non ci piace. Da quanto tempo lavori con Rusio? Da anni. È il tuo... Ecco, dico. No! Non fraintendermi, mi taglierei un braccio per lui. Ma non ci andrei a letto neanche se fosse l'ultimo uomo della Nuova Francia. Come lo conosci? Roussillon mi ha salvato la vita tempo fa. Mi sentivo in debito, così l'ho aiutato nei suoi affari. Quel demonio mi ha insegnato qualche trucco e il mestiere, per così dire. Certo, ora faccio tutto io. Bene, ci siamo. Il regno dei morti. Carino, vero? Se manterrai la parola. Certo, signore. Mi ha addestrato. So molto bene chi è stato il tuo maestro, Baptiste. Ma ricordati a chi devi la tua lealtà. Non vi deluderò. Lo spero per te. Miei fidati seguaci, state pronti. Il momento del rito è giunto. Esegui un doppio assassino in volo, non lo facciamo. Ah no, aspetta, possiamo pure fare, aspetta. Un doppio assassino in volo. Però dobbiamo entrare senza essere individuati. Però il problema è che per fare il doppio assassino in volo è difficile, perché ci devono stare massimo due persone. Se ce ne sono di più, ci sgamano. Questo qua lo uccidiamo un attimo.
Non l'ho preso, ha girato e lo riusciamo a uccidere. Questi due qua sotto li potremmo fare in volo, se riusciamo a vedere. Dove stanno? A quelli là. Vedete? Questo qua su. Però c'è quell'altro là che ci sgama. E ci siamo disincronizzati per fare il doppio assassino in volo. Ma va, ma. Sempre così, ragazzi. Siamo proprio scarsi. Non l'avevo visto quell'altro che stava. Però vabbè, ci riproviamo. Allora dobbiamo fare. Ok, così. Questo qua dorme. Quindi non riusciamo. Ok. Ok, dobbiamo stare solamente attenti a quella patrol lì, che adesso però se n'è andata. Quindi questi due li riusciamo a uccidere. No, in realtà riusciamo a uccidere pure quella patrol là che sta arrivando. Vieni qua. Io mi avvicino dall'esterno e creo un diversivo. Aspetta prima di muoverti. Signor Simio, capitano. Mm-hmm. Assassino è il falso Macandal. Ok. No, ah, questo c'ha anche un solo braccio. Ah, che cerbottana. È un'arma magnifica. Una delle migliori che ho costruito. Ricordo il giorno in cui Agathe l'ha rubata. È troppo vigliacco per affrontarmi di persona. Ma ho la sua pedina. Ora dovrà uscire allo scoperto. Secondo me. Chi conosce Agathe? Quindi è qui, come pensavo. Agathe era un mio allievo. Se non fosse stato per quella ladra. Chi sei in realtà? Il vero Macandar è stato arso vivo. Vedo che. Conosci la storia molto bene. François Macandale era il mio maestro e un assassino, ma ha fallito. Lei ci tradì e lui morì. Non farò lo stesso errore e porterò a compimento il suo destino. Resisti al veleno. Oh, questo è come uno di quelli doppi. Ma non manderà a monte i nostri. Allora mi occuperò di te io stesso. La cerimonia continuerà. Non puoi fermarla. Quando avrò finito con te, ucciderò il tuo maestro. Poverino.
mano tua, Agathe mi tradisce per l'ultima volta. Il ciondolo che porti lo conosco bene. La prima volta che Agathe mi ha tradito fu per quella donna, la ladra. Ne portava uno molto simile. Lei chi era? Tua madre. Come si chiamava? Aveline. Sicuro. Ecco qualcosa che non vogliono che tu sappia. Sicuro al 100%, Aveline. Un pezzo mancante del puzzle. Ti aiuterò a scoprire la verità. In ogni caso. Sacchete. L'abstergo critiche aggiungendo la parola entertainment, spero se sbaglio con inserito la verità, ma dovrei darti da fare per scoprirla. L'abitante può essere ovunque, quindi ne vedi uno, in seguito la verità verrà a galla. Se ho tempo di lasciare altri indizi, cercali. Erudito. I nobili di New Orleans moriranno in prigione e gli schiavi saranno vendicati. L'opera del mio maestro sarà compiuta. E il fiume sarà nelle mani di coloro che sanno cosa farsene. E poi sarò ammesso nell'ordine dei Templari. Come deciso? Se manterrai la parola. Certo, signore. Mi ha addestrato. So molto bene chi è stato il tuo maestro, Baptiste. Ma ricordati a chi devi la tua lealtà. Non vi deluderò. Lo spero per voi. Miei fidati seguaci, state pronti. Il momento del rito è giunto. Ci vuole sincronizzazione completa. Perfetto. Togliamo un poco di manifesti qua. Il punto di osservazione sta là sopra. Che ci sta qua dentro? Però non mi dà interagisci, quindi non si può interagire. Però ci dobbiamo... ci deve essere un modo per arrampicarsi, eh? Credo. Da dentro. Qua ci si arrampica sicuro. Ah, forse si esce da fuori. Ok. Qui ci dovremmo riuscire ad arrampicare. Questi segni qui, questa specie di muschio, indica che ci possiamo arrampicare. In questo caso non ha funzionato troppo bene, però. Teoricamente dovremmo riuscire a salire da sopra.
Allora, vediamo qui se riusciamo. Ok. Dobbiamo ancora salire. Perlomeno non ti fa cadere. Le ultime parole famose. Tra altre cose, c'erano 11 punti di osservazione, aveva detto prima, nel gioco. Ma questi secondo me non li sto contando. Perché quello ci sono 6 punti di osservazione probabilmente nella palude e 11 nella città dove stavamo prima. Andiamo verso la missione principale e mano a mano che ci arriviamo, che ci avviciniamo, cerchiamo di strappare 2 manifesti. Questo manifesto sarà da qua? No. Ah, eccolo qua. Poi, vedete, i manifesti riducono solamente la notorietà dell'abito da schiava, quindi ogni abito ha il suo modo diverso di far ridurre la notorietà. Questo qua che fa? Lo possiamo... derubiamo, va. E poi guardate qui dove stava. Ebre della Louisiana, chissà che roba è. Ma per andare dove dobbiamo? Mannaggia miseria, ma perché non ci sta il teletrasporto? Andiamo a vedere che roba è quella febbre della Louisiana, dai. Però secondo me è una missione secondaria. Dai, che ce lo puoi fare? Oh, trova il fungo. Come inizia il ricordo? Speravo saresti tornata. Che succede a questa povera gente? È un'infezione, ma loro credono a una maledizione. A dire il vero, solo un farmaco ottenuto da un raro fungo potrebbe salvarli. Che posso fare? Troviamo il fungo. Il fungo è difficile da trovare. Dice un proverbio: dove è umido in alto, in basso, là dove nessuno passa, il fungo cresce. E ormai non sono più così agile, né audace. Non dite altro. Andrò a cercarlo io. Ti mostrerò dove trovarlo, ma fa in fretta. Se ci muoviamo dovrei coglierne più di uno per averne a sufficienza. Trova il fungo. Sto per il croc là, ragazzi. Vediamo che non c'è chiappa. Saliamo da qua. Ah, però qui ci sono le uova di croc. Lo prendiamo dopo. Lo prendiamo adesso. Tanto pure ci attacca il coccodrillo, ragazzi. No, sto dormendo il coccodrillo. Poi siamo passati prima, perché non ce l'ho fatto vedere prima?
Questa palude è molto brutta, ragazzi. Speriamo che torniamo al più presto in città. Eppure abbiamo fatto già pure la sequenza 2. Tipicamente nei giochi di Assassin's Creed ci stanno 11-12 sequenze. Questo forse ce n'era qualcuno in meno perché non è un gioco completo, no? Avelin, giusto in tempo. Questa però è una missione secondaria. Che ci è venuto a quello? La medicina. Temo che ci voglia parecchia forza. Con la febbre sono tutti usciti di senno. Siete certo che funzionerà? Di solito non è mia abitudine ferire i civili. Ne sono sicuro. E pensaci, se sono preda della febbre, non sono civili. Occupati dei pazienti. Ah, ma ci aspettavo di cosa quello? Ti ringrazieranno, forse, un giorno. Ascolta, molti altri hanno bisogno del tuo aiuto. Se troverai altri di quei funghi, di certo non rimarrai a corto di pazienti. Va bene. E questa è una febbre della Louisiana che non li faremo mai più. Ah, ci sono i funghi proprio così sparsi per la mappa. Andiamo da qua. E cerchiamo... Ma che crescono pure sugli alberi i funghi? Non la facciamo, ragazzi. Quelli là possono morire. Dobbiamo solamente cercare un sistema veloce per arrivare. Vabbè, questo qua facciamolo un attimo. Li dobbiamo solo picchiare. Interagisci. E ci abbiamo dato il fungo. E ce l'ho data la medicina. Forse è un bug. Prendiamo questa canoa, anche se me ne pentirò. Però mi sa che dobbiamo andare abbastanza lontano. E qua c'è un sacco di acqua. Sicuramente con la canoa andiamo più veloce che nuotando. Molto più veloce che nuotando. E tra le altre cose... Scendi dalla canoa. Bisogna vedere anche. Vai. Ok. No, andiamo da questo coso. Così riusciamo a fare un po' di corsa acrobatica. La corsa acrobatica è il modo più veloce di muoversi, però senza fare quei salti a vuoto. Comunque non è possibile che non fanno usare i cosi qua. I punti di osservazione come teletrasporto. Agathe, ho fatto ciò che hai chiesto. L'impostore è morto. Lavorava con De Ferrer. Cos'altro hai scoperto? Solo... che voleva farti uscire allo scoperto. Ringraziamo il cielo che non ci sia riuscito, altrimenti la confraternita. Ma lasciamo stare. Il pericolo nella palude è cessato, almeno per ora. De Ferrer non si arrenderà.
Che è successo? Dopo aver scoperto che Agathea conosceva sua madre, Jeanne, che è la mamma di Aveline, pur senza averne mai fatto parola con lei, Aveline si è allontanata dal suo mentore. Con deferire di nuovo a New Orleans, Aveline raddoppia gli sforzi per proteggere i cittadini. Oh, torniamo a New Orleans. Perché siamo vestiti così? Aspetta, questo qui sarà un coso che possiamo cambiarci. Questo posto. Ma questo sembra tipo la casa di Aveline. O la casa della famiglia di Aveline. Qua c'è uno spogliatoio, forse ci possiamo cambiare. Questo forse è un posto dove non saremmo ancora dovuti andare. Vabbè. Usciamo. L'unico problema, sono venuto qua perché pensavo che fosse uno spogliatoio, perché c'è un punto di osservazione qua vicino. Naturalmente con questi vestiti fetenti non ci possiamo mettere. Vediamo se ci sta uno spogliatoio. Non lo possiamo andare a prendere. E non ci sta il primo, lo spogliatoio più vicino sta qua. Che ci sta qua? Questa è un'attività secondaria che bisogna picchiare qualcuno. Babbo, se ci ha fatto, diciamo, se ci ha fatto venire qua con vestito così. Désolé, signorito. Sono un'amica del capitano Dominguez. Si trova a bordo. A quest'ora il capitano è alla taverna, come sempre. Grazie. Interroga Dominguez alla taverna. Enchanté de vous revoir. E dove sta la taverna? Questo è uno che si può sedurre, forse? No. Insomma, alla taverna. La taverna sta dentro quest'area verde, no? Eccolo qua. Un saluto da Dio, voi dame di Francia. Un saluto da Dio, voi dame di Spagna. Io sono solo me stesso,
Sono Carlos Dominguez! Ci rincontriamo. Davvero? Voi tre avete un'aria familiare. Ma siete tutte le benvenute da me. Sono abbastanza uomo da... Non credo. O possiamo farlo qui e subito. Cosa sapete di Rafael Joaquín de Ferrer? Non intendo invitarlo qui. Che affari avete con lui? Lui mi paga solo per fare la spola con New Orleans. Non faccio altro. Trasporto le merci e lui mi paga. Merce, soldi. Trasporto, soldi. Avanti e indietro, avanti e indietro. Che hai in mente? Perché New Orleans? Non lo so. Il signor De Ferrer è un uomo molto misterioso. Grazie del vostro tempo, capitano. Torna alla villa dei Gran Re. Ma questa qua si è messa qualcosa sotto la gonna per fare i fianchi più larghi. Incontra Filippo. Aveline, vedo che sei sempre in giro. Ma ora mi riposerò, padre. Monsieur Blanc dice che l'hai aiutato molto con i miei affari. Meglio, i nostri affari, visto che un giorno ti sposerà. Oh, padre, sapete che dovrei pensare a molto altro prima di sposarmi. Sei testarda come tua madre Jeanne. Se solo potesse vederti... Ma non può. No. Ma forse sei grande abbastanza. Non è molto. Una pagina. Ma viene dal suo diario. È per te. Mamma. Grazie, padre. Prendi la pagina del diario. Vediamo che dice, dai. Vedo pure la sequenza 3. Ah, ci dice che c'era scritto nella pagina del diario. Ma aspetta, ma ci deve essere qualche cosa. Database. Persone. Aveline, Jean-Jacques, Raffaele, Gerard, Carles, Agathe, Madame, Philippe e Gilbert. Non ci sta Jean. DNA, vediamo che ci sta. Sequenza 2, sequenza 1. Abitante E. Aspetta, forse inventario. Ah, pagina del diario di Jeanne, vediamo che ci dice. Oggi M mi ha dato un libro e una matita per esercitarmi. A e pure M dicono che il libro è raro, ma è meglio che fare i segni sulla sabbia. È un dono perché impariamo bene. Gentile, devo nascondere il libro. Gli schiavi non hanno libri. Vabbè. Non è che c'era scritto niente, però era della mamma. No ragazzi, guardate queste stanze da letto come erano organizzate. Probabilmente erano così. C'avevano la libreria, c'avevano il caminetto e la stanza da letto, erano ultra grandi. E c'avevano pure lo scrittoio col mappamondo. Vabbè, il mappamondo non è che c'era sempre. E poi c'era questo qua che serviva sempre per cambiarsi e per appoggiare le cose, forse. Poi chissà perché facevano il letto a baldacchino. Secondo me è una schifezza il letto a baldacchino.
Però forse non c'erano le porte che si chiudevano. Prendi le parti del popolo. Padre, ma che sorpresa! Non osavo interromperti. La tua musica è celestiale. Potresti fermare il cuore di un uomo. Voi mi adulate, padre. È tutto merito del mio insegnante. Io sono soltanto il suo strumento. Siamo fortunati ad avere una figlia che diffonde la pace, mentre il sangue scorre a New Orleans. Ci sono rivolte continue da quando sono arrivati gli spagnoli. Bene, non voglio distrarti dai tuoi esercizi. Ti porto solo un messaggio di Monsieur Blanc. Quando puoi, avrebbe bisogno di te al magazzino. Ma quando vai, stai attenta. Le strade sono pericolose per le donne. Non preoccupatevi, padre. Cercherò di non farlo, mia cara. So che il tuo fascino ti protegge come e più di un'armatura. Esci dalla porta principale. Vabbè. Verifica il motivo della confusione. Questo è quello che possiamo verificare anche con questi abiti. Vedete, questo qui non ci possiamo nemmeno buttare. Non possiamo fare niente con questi abiti. E ci stanno tre soggetti che stanno picchiando uno. Non so se è una buona idea andare qui. Torturatori! Rapitori! Noi vogliamo delle risposte! Ah, luridi porci! Tornatevene nelle paludi! Quanti altri spariranno? Ah, indietro! O ti darò un motivo per protestare! Usa i pugni per tramortire gli avversari. Questo è un avversario? Ah, dobbiamo farlo pure prima dei rivoltosi. Avelina, questa non è stata una buona idea, però. Basta, ormai è a terra. Non abusate del potere che avete. E va bene, lasciatemi. Allora, che sta succedendo? La gente ha iniziato a sparire. E senza lasciare nessuna traccia. Per questo noi... Come sapete che è colpa degli spagnoli? I rapimenti sono aumentati dal loro arrivo. Aumentati? La vita era già dura. Ora è peggio. La violenza peggiora solo le cose. Vi servono prove. E come possiamo ottenerle? Io... non lo so... ancora. Che grande aiuto! Buongiorno, madame. Le prendiamo. Può intraprendere missioni ambiente. Ah, che sono le cose da fare, le attività da fare dentro le città. Che non ci interessa. Andiamo al magazzino, eh. Ma secondo me ci dobbiamo cambiare. No, ragazzi, ci dobbiamo cambiare. Questo è il magazzino dove siamo andati prima. Però forse qua dentro ci possiamo cambiare adesso. 1000 monete. Cerca Gerard nel suo ufficio. Ah, Aveline. Buongiorno. Ho una sorpresa per te. Che cosa ne pensi? Ha uno sguardo ignaro, un normale magazzino, ma per la confraternita, il tuo quartier generale. Agathe ha il suo ufficio nella palude, ma pensiamo tu preferisca questo per i tuoi affari. Ci abbiamo pure un sacco di soldi, $7,000 qua. Da qui potrai gestire, o meglio espandere, l'attività mercantile della tua famiglia. Interagisci con la scrivania. Interagisci.
Sposta il cursore su New Orleans e premi invio per selezionarla. Compra merci. Acquisto il massimo. Sposto il cursore sulla mano. No, questo qui serve per investire i soldi che abbiamo. Vabbè. E adesso ci fa vedere anche che c'è lo spogliatoio, naturalmente, qua dietro. Questa stanza è tutta tua. Che schifo, lo potevi mettere a posto. I tuoi abiti si trovano qui. E di qui hai un posto segreto per cambiarti d'abito. Mm-hmm. Ma soprattutto, le tue armi e attrezzi si trovano qui. Allora, che cosa ne dici? È perfetto. In tal caso, ti lascio un momento per familiarizzare con tutto quanto. E qua che cosa c'è? Ah, questo sono tutti quanti gli abiti, però è solamente l'inventario degli abiti. Però se ci vogliamo cambiare dobbiamo farlo qua. Mettiamoci quelli d'assassino, eh. Oh! Non ce li fa cambiare. Ti vuoi allenare? Bello. Avelin, io ho preparato un nuovo oggetto per te. Un parasole? Forse dovrei ringraziarti, ma... Permettimi di mostrartelo. Visto? Elegante e letale. Proprio come la padrona. Monsieur Blanc, tu sì che mi conosci. Ah, bene, ora gli affari. Ricordi il nostro rivale, Monsieur Boucher, sorpreso ad annacquare il vino? Ha ricominciato a farlo? Ora afferma che il nostro caffè... Ciao, Gianni. ...distrugge i nervi. Ha costruito un chiosco al mercato, vicino ai moli, e distribuisce volantini contro di noi. Le vendite ne risentono, e abbiamo già difficoltà a tenere a galla la compagnia. Non dire altro. Farò in modo che smetta di calunniarci. Ok, abbiamo fatto, no? Adesso ci dovrebbe far cambiare. Già, di tutto bene. Vediamo se ce lo fa cambiare. Non ce lo fa cambiare, non ce lo fa cambiare. Aspetta, no, non ce lo fa cambiare. Dobbiamo andare avanti. I soldi ce li dovrebbe dare automaticamente quando attracca, penso. Però 5 minuti sono passati, vediamo un attimo. Interagiamo. No, perché sarà elenco navi, spazio, cioè ne abbiamo solo una, ci vogliono altri 2 minuti e qualche cosa, sì, facciamo il commercio. Chissà se pure queste qua stanno sul server Ubisoft. Comunque questi di Ubisoft mi hanno pure scocciato, volevo pure giocare a Far Cry 5. Che tra l'altro ce l'ho pure nella lista dei giochi. Però mi sa che... Ma in realtà volevo finire Black Flag, l'altro DLC, solo che non per qualche motivo che non so. Me l'hanno tolto dalla libreria, cioè, non esce nel gioco. Esce su... Uplay, ma non mi esce sul gioco, non me lo fa partire. Mi scocciavo di giocare a Biomutant, anche se è uscita la patch mi mette a posto. E quindi ieri poi alla fine
Sono pure mezzo scocciato, quindi ho detto, oh, boh, finiamo questo qua così. Poi lo disinstalliamo. Perché quando tieni Assassin's Creed Liberation sull'hard disk ti installa pure Assassin's Creed 3. Quindi per toglierlo, lo devo finire per togliergli tutte e due. E quindi ora lo finiamo, proprio perché questo qui dovrebbe essere abbastanza corto. Non riusciamo a capire come si fa. Qui hanno chiuso tutta New Orleans. Tra l'altro, una cosa che ho scoperto, cioè l'ho scoperto, che mi hanno detto di New Orleans è che un giorno all'anno, mi sa, il periodo di settembre, c'è una specie di fiera, una giornata particolare, no? Dove vendono le collane per la strada, tutti quanti, e tu le puoi comprare. E poi quando le dai a una ragazza, questa qui ti fa vedere le tette per qualche motivo. Per un secondo, naturalmente. In mezzo alla strada. Non so se funziona con tutte, però sembra che sia abbastanza comune la cosa. È New Orleans, sono ragionevolmente certo. Il caffè di De Grand Pré fa venire l'orticaria e compromette per sempre la salute di chiunque. Evitate quell'acqua sporca. Bevete il tè delle Indie, l'elisir dei galantuomini. E questo cosa significa? Non lo so, signora. Mi pagano per dire queste cose. Non so neanche leggere, giuro. Dov'è il responsabile? Al suo magazzino. Non fatemi del male. Va al magazzino, ma non ci possiamo cambiare. Qua dobbiamo prendere questa cosa che sono 30 anni che lo dobbiamo prendere. Tipicamente sono belli gli Assassin's Creed. Però il 3, questo qua, è Valhalla, forse sono quelli lì che sono usciti peggio. Dobbiamo uccidere le guardie. Perché dobbiamo uccidere col curaro? Vabbè. Uccidiamole col curaro. Quello è morto. Ah, questo lo sta ricaricando. Poverino, dai. Sì, ora Horizon c'ha i punti gialli sopra le montagne per capire da dove devi andare. Smetti di rovinare la reputazione di De Grand Pré. Chiudi quel chiosco. Fai piazza pulita dai tuoi stupidi libelli e poi scusati pubblicamente. Va bene, mi scuserò, lo giuro. Cos'è questo? Caffè? E come ti senti? Un po' nervoso? Nausea? Vedete, ecco, io sono disperato. I miei schiavi scappano tutti. Perdo soldi ogni giorno. Mi è rimasto solo il tè. Se tutti iniziano a bere caffè, per me è finita! Chiunque compri schiavi si merita che scappino. Ascoltami bene ora. Ricorda che c'è molto di peggio di un affare finito male. D'accordo, come volete, signora. Sai perché il caffè è diventato molto più popolare del tè? Forse perché è più forte. Prima si usava il tè. Non sarà più un problema. Ah, lo credo. Andrà in bancarotta. Venderà le botteghe. Vorresti espandere gli affari? Che ottima idea! Se rilevassi tutto, potrei pagare gli schiavi e aiutarli a ottenere la libertà. Questo l'hanno Certo, fatto ci sto. Schindler List. Pacifico rispetto ai tuoi soliti metodi con gli schiavisti. Terrò d'occhio le proprietà in vendita e intanto chiedi ai miei informatori se ci sono opportunità. Tu cercali. Grazie, Gerard. Comunque, non so se avete visto il nuovo Horizon. Secondo me
quello deve essere, cioè hanno fatto tutto più dinamico, anche soprattutto i combattimenti. Compra il negozio, compra il negozio, secondo me sarà una cosa spettacolosa. Ma questa è una nostra Sartorino, ma ancora siamo con questi vestiti però ragazzi, eh? Però effettivamente non so quando hai seguito, ma Assassin's Creed Odyssey è molto 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 più bello di Valhalla, è proprio bello. Solo che è lunghissimo, non, cioè no, non è lungo quanto Valhalla. Proprio bello. Gerald, so che gli schiavi spariscono di nuovo. Credevo fosse colpa del governatore Dabadi, ma succede ancora, e non solo agli schiavi, ma anche ai più poveri. Dove li porteranno? Dirò ai miei informatori di indagare. No, ci penso io, bisogna agire subito. Posso suggerirti di iniziare da Saint-Danger stavolta? Già, in questo caso devo muovermi nei bassi fondi. Quando sarai pronta raggiungimi fuori, vicino ai moli. Ti mostrerò una via più rapida. In realtà pure origine. Va bene. Quello è il problema, se devi giocare Assassin's Creed Odyssey come devi giocare prima Origin, perché comunque sono storie. Vediamo se... oh, lascia fare, ce lo chiede proprio la storia. Abito d'assassini, finalmente. Oh, Mosi prendi... no, ci torniamo per la palude, ma no, dai. Allora, questo è il covo degli assassini. E poi una cosa, speriamo che ci dà il teletrasporto. Aspetta, forse ci dà il teletrasporto. In questo gioco non c'è il teletrasporto, ragazzi. Ve la prendete in saccoccia se vi volete teletrasportare, perché non si può fare. Andiamola a prendere però il punto di osservazione, perché giusto nel caso. Questo qua non si può prendere, lo possiamo prendere solo con i cosi da schiava. Secondo me ci dobbiamo arrampicare là. Aspetta, vediamo se ci fa fare l'animazione più bella del gioco. Non ce lo fa fare. No. Da questa parte? No, penso che dobbiamo salire da qua. Guarda qui, questo gioco c'ha anche un difetto strano. Vediamo se si sincronizza, vedi? Quando si sincronizza scatta tantissimo. Però se facciamo la stessa animazione senza sincronizzazione non scatta, perché guarda, ce la fa proprio. È ultra fluido. Comunque, facciamo un super balzo della fede. E prendiamo la barca per arrivare alla palude. Vediamo se riusciamo a andare. No, andiamo dall'altra parte. Vai. Questi due li possiamo pure uccidere al volo se ci danno fastidio. Stanno sotto o sopra? Probabilmente sotto. Dove vai, Venine? No. Perché non ci fa andare oltre? Aveline, quando devi andare fuori città, non riesci a venire qui. Gli affari copriranno
le spese. Come mai c'era $4,600 quando quello aveva detto che ce ne dava? Ragazzi, per mandare il cotone all'Havana abbiamo speso circa $6,000 e ci hanno restituito tipo 4,000. Ci siamo andati a perdere. Note sui ricordi dell'Animus. Dopo essersi occupata dei problemi finanziari del padre, Evelina decide di scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa di schiavi e vagabondi. Quindi torniamo alla palude. C'è una persona colpita dalla febbre. Trovala e occupati. Comunque io ho perso... Infatti questo, vedete, questo manifesto che abbiamo strappato ha tolto la reputazione solamente a quando siamo vestiti da schiavi, perché per abbassare la reputazione bisogna trovare un banditore per questo vestito d'assassino. Che fa questo? Avelina, cosa ti succede? Niente, mi stavo facendo un giro. Sto indagando su nuovi casi di sparizioni. Da voi manca qualcuno? Parrebbe di sì. Ma molti si fermano qui di passaggio e non è facile capire se e perché qualcuno sparisce. La tua amica Elise assolda molta gente. Potrebbe saperne di più. Forse. Avverto grandi cambiamenti. Affronterai nemici potenti. Quindi, prendi. È un nuovo veleno che ho creato. Rende la vittima temporaneamente isterica. Grazie, venerabile. Qui naturalmente la battuta nasce spontanea, però è meglio non farlo perché sennò... si incazzano le persone. Ok, ci sarà, perché c'è quella cosa? Ah, perché c'è la canoa. Sì, domani. Avelin, vecchia mia, dove sei stata? La palude è triste senza di te. Gli alligatori fanno i gradassi. Oh, sai, affari da gestire, concerti da tenere. Ah, mi mancava l'aria di palude. A me no. L'odore di azione e di vita. Sì, ma non solo. Senti, è bello vederti. L'altro giorno ho visto una cosa e mi sono detta: Elise, vecchia mia, qui qualcosa non va. Convogli pieni zeppi di merce insolita. Persone. A decine. Dove erano diretti? Non lo so. Però so da dove vengono. Dal forte. Mi mostreresti il posto? Speravo lo chiedessi. Ci vediamo domani. Te lo indicherò. Sono in alto a sinistra della mappa. Perché incontro Elise? Ci sono un verde da quella parte? Ah no, adesso ce ne sta solo uno. E ora il problema questo qui, volete vedere dove sta? Sta là sotto. Ah, però aspettate, ho un'idea. Perché control era per la sua... In Assassin's Creed 3 sono ragionevolmente certo che ci potevamo teletrasportare. Qua non si può fare.
Babbo, dobbiamo andare a mano, non... muoversi sull'acqua è la cosa più intelligente, è più non intelligente, è la cosa più veloce. Il problema è che questi alberi maledetti non è che sono proprio... Cioè, perché per esempio adesso per arrivare su quell'albero là dobbiamo andare a fare il giro e dobbiamo sperare che riusciamo a salire qua sopra, ci riusciamo però. E riusciamo a passare dall'altra parte. Muoversi con la canoa assolutamente non conviene. Si perde più tempo fra il tempo di cercare una canoa e il tempo di capire da dove devi andare con la canoa. Fai assolutamente prima andare a piedi o anzi addirittura a nuoto. È passato un carro, raggiungiamolo alla curva. Ti sfido. Mi sfidi? Se sappiamo dove dobbiamo andare probabilmente vinciamo noi. Poi tra l'altro mi ricordo in Assassin's Creed 2 quando ci sono c'erano un sacco di sfide, quando Ezio doveva sfidare il cugino. Mi ricordo che ce n'era una dentro Firenze che era impossibile da fare, l'unico modo per fare era imbrogliarla. Non so quante volte l'ho dovuta ripetere. Si passava per i tetti della città. Elimina i soldati della scorta, ok. Cioè, solamente questo qua è quello difficile, però l'abbiamo già... No, non l'abbiamo ucciso, però. Adesso sì. Conosco questa gente. Alcuni lavoravano per me. Chris Fay, vieni qui. Elise. Che ci fai tu qui? A te che sembra? Voglio salvarti. Da cosa? Lavoro? Libertà? Crispe, queste catene non danno l'idea di libertà. È una cosa temporanea. L'ultima volta molte persone sono fuggite prima di pagare la quota. Ci libereranno, una volta sul posto. Questa storia non ti puzza? Elise, tutto il mondo mi puzza, ma... voglio sopravvivere per trovare la libertà a sud. Io non mi fido. Chris Fay, ti prometto che scopriremo la verità. Ma... dovremmo ispezionare il forte finché possibile. Con tutti i soldati in città, sarà una passeggiata. Elise! Sì, sono d'accordo. Bene, vado avanti. Ci vediamo al ponte. E Chris Fay, sta lontano dai guai. Ai guai ci pensiamo noi. Bene. Grazie. Scusa, questa carta dove sta? Ah, questa carta, questa è una pagina del diario di Jean. Aspetta, e dove sta? Giusto per capire. Ma penso che sarà... Una prendiamo, dai ragazzi, vediamo un attimo come si fa. Giusto per capire il sistema. Trovo un magistrato, dopo lo troviamo il magistrato. Ah, stanno per terra le pagine del diario di Jean. Ok. Non volano. Togliamo il segnalibro e adesso dobbiamo andare al forte. Madonna mia sto coso.
problema è che quando camminiamo nell'acqua non possiamo correre quando siamo nell'acqua. Ricarica. Che cosa sta succedendo? Non ti preoccupare. Ma la possiamo buttare giù? Aspetta. Ricarichiamo un attimo. Ma che... Questo modo di caricare l'arma è un poco strano, Aveline. Chi te l'ho insegnato? Dici la verità. Dobbiamo passare da qua. Insegui il cattivo fino al forte. È la nostra occasione. Il soldato di grado più alto qui è un tenente. Non avrà molta scorta, ma il forte è grande. Dovremo sbrigarci a trovarlo. Penso che ci riusciremo. Sì. Una cosa mi turba. Che se ne fanno gli spagnoli della gente di Saint-Danger? Perché loro? Perché ora? Non è la prima volta che mi imbatto in attività irregolari degli spagnoli. All'inizio dell'occupazione ho scoperto un complotto per controllare il governatore e prendere schiavi per progetti segreti. E? Pensavo che non sarebbe più successo. Vediamo di assicurarcene. Cosa dobbiamo fare? Speriamo che non è una missione stealth. Dove vai, Aveline? Elimina le guardie senza farti individuare. L'avevamo appena finito di dire. Il problema è che questo qua non ci riusciamo manco ad abbassare. Cioè, siamo un poco stealth. E soprattutto qui... Aspetta, forse qua ci abbassiamo. No, mica c'ha... Non ci ha individuato. Proviamo a salire qua sopra, eh. Quello già ci vede. Scendi, Aveline. Quello sta girato. Teoricamente potremmo andare, però c'è quello da quell'altra parte che non mi fido. Questo qua sta venendo. Ah, è salito. Bravo. Direi che è andata. Anche io. Controlla bene, controlla bene. Allora, no, quello sta tornando. Però c'è una forte asma. Aspetta. Il problema è che sta tornando pure quello alla sinistra. Vai, veloce, Aveline. Torniamo indietro. Ok, quello è andato alla sinistra. Teoricamente ci potremmo mettere nel coso, però... Non mettiamoci dentro al coso. Adesso questo qui ci viene a cercare. E già ci ha trovato. Spara! Prima che ti sincronizza. Ci siamo riusciti, non si è disincronizzato, perfetto, entriamo nel forte. Addosso! Insegui l'ufficiale spagnolo. O ci cercheranno anche i cacciatori d'Italia a livello 3. Ma qua non c'è l'animazione più bella del gioco per salire sopra. Non ci sta, però qua... Possiamo andare così e recuperiamo un po' di spazio. Non possiamo nemmeno ricaricare. Vediamo se ricarica mentre corre. Ah, questo è un coso così, trovo. Sei morto, bello, dai, non ci pensavo. Immagino sia tardi per interrogarle ormai. È morto. Ci sono modi per scoprire la verità. Apri le celle. Andiamo a prendere quel tesoro che sta proprio per la strada. Cioè, 750 monete. In questo gioco non abbiamo aperto quasi nessun tesoro. Non ci sono assolutamente problemi di soldi. Per il momento. Però sicuramente ci saranno un miliardo di collezionabili. E ora quindi non saliremo più su quella nave. Quale nave? E dov'è diretta questa nave? Lontano da questa colonia per sempre. Non so. Bene, altro. Tutti fuori! Venite con me! Allora morirò in questa fogna di posto, non è così? Tu sì! Aveline, meglio che ti levi di torno se questa è la gratitudine che ci spetta. Riporterò questa gente a Saint-Danger. Cosa
Convinta che ci sia il governatore Ulloa dietro alle spedizioni a New Orleans, Avelina elabora un piano per attirarlo lontano dalla Balize, luogo che lascia di rado il governatore. Siamo tornati a New Orleans. C'è anche diminuita la brutta reputazione. Ragazzi, io direi che per oggi... Sì. No, non terminiamo qui. Voglio andare a vedere un attimo le spade e poi dopo terminiamo. Vediamo se troviamo qualche arma meglio. Anche se non è che... Le pistole, soprattutto una pistola meglio. Aspetta, vediamo le pistole. Questo è 422. 421. Il primo era 421. 421, 311. 422. Questo costa $10,000. E c'ha due caricatori. Ah, però guardate, aspettate. Ma no, questa cosa qui non l'avevamo capita. Guardate qua, ragazzi. Allora, innanzitutto queste qua sono doppie pistole e non sono singole. Però qui possiamo usare questa pistola con chi ti dice chi è che può usare l'oggetto, il gioco. Aspetta, quindi armi piccole. Questa è una schifezza proprio, questo oggetto. Questo qua compriamolo. Però armi normali, questa spada la può usare solamente in modalità assassino. E tra l'altro l'abbiamo già equipaggiata, infatti. Però abbiamo fatto bene a comprare quell'altra. Il problema è che le pistole costano un sacco di soldi qua. E questa pistola qui la possono utilizzare sia in visite normali. Questa qui bisognerebbe comprarla, e pure questa. Solo che ci vogliono $30,000. Quindi, ragazzi, io direi che per oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo domani con un'altra puntata del Let's Play di Assassin's Creed Liberation. Ciao!